Signor segretario, la posizione del MIL sulla manovra finanziaria. La manovra finanziaria è una manovra pesantissima, e però la posizione nostra, come la posizione io penso di tutte le persone responsabili, è se c'è necessità, se bisogna intervenire per salvare l'economia italiana e quindi anche l'economia della Liguria, si intervenga. La cosa però che è incredibile è che lo Stato è in credito di 98 miliardi, lo ridico, miliardi, non milioni, 98 miliardi, il doppio della finanziaria, dai gestori delle slot machine. È un debito che risale ormai a parecchi anni fa, accertato dalla Guardia di Finanza, che ha accertato tra penali, violazioni contrattuali e mancate riscossioni erariali, un debito che per queste 10 società aumenta, ripeto, a 98 miliardi di euro, che lo Stato non sta riscuotendo, non sta facendo niente, ma di più, nessuno ne parla. C'è stato solo qualche intervento, una serie di articoli, quasi una trentina di articoli fatti dal secolo XIX, c'è stato qualcosina sulle televisioni liguri, qualcosa sulla cronaca genovese del giornale è uscito, ma veramente non si riesce a sfondare a livello nazionale su questo problema. Ci sono stati parlamentari, tra cui anche l'onorevole Di Pietro, che è intervenuto, ma la cosa è lì silente. La cosa incredibile sempre in questo problema è anche questa: se a un privato cittadino, chiunque di noi, la Guardia di Finanza fa un accertamento e noi siamo un credito, noi dobbiamo pagare subito, se no ti pignorano le cose che hai, persino la casa, ma subito devi pagare, te lo rateizzano, ci sarà tutto, però paghi, se poi tu fai ricorso e hai ragione ti restituiscono i soldi, ma intanto paghi. Qui no, c'è un debito accertato dalla Guardia di Finanza, un debito nei confronti dell'erario, quindi un credito erariale di 98 miliardi, e non gli è stato chiesto una lira. Le società che gestiscono sono tra le società in attivo a livello nazionale, credo che abbiano delle fatturazioni superiori per esempio alla Fiat, stiamo parlando di intorno a una decina di miliardi, grosso modo, di euro annui. Mentre tutti stanno andando, diciamo, in ribasso, in questo momento, quando ci sono difficoltà economiche, purtroppo il gioco attira, allora tanti provano la sorte. Quindi, in un momento di recessione come questo, queste vanno avanti, guadagnano di più. C'è un debito, lo ripeto, perché bisogna dirlo più di una volta, perché non lo dice nessuno, di 98 miliardi di euro, un debito che le società gestiscono le slot machine hanno nei confronti dell'erario italiano, non hanno pagato ancora una lira e lo Stato non glielo chiede e non si riesce a far trapelare questa notizia, una notizia pubblica a livello di rinomanza almeno italiana. I giornali a grande tiratura non ne parlano, ci sono state interrogazioni parlamentari che sono finite lì, eccetera, eccetera. Non si capisce perché, e questo avrebbe risolto la finanziaria. Potrebbe davvero riscuotere questo credito, risolvere seriamente i problemi dell'Italia. Non si sa perché questi soldi che ci vengono, non vogliono essere richiesti. Quindi una finanziaria in qualche modo illegittima? No, illegittima no, è legittima per forza, è legittima nel momento che è legge, quindi illegittima no, è assurda. Abbiamo un credito enorme, io dico non è che vada riscosso tutto, rateizziamoglielo, cominciamo a farci dare qualche miliardo, sono qua, abbiamo aumentato di un punto di IVA, si potevano far dare 4 miliardi, 5 miliardi, quello che è un punto di IVA, da loro, intanto come anticipo sui 98, no, non se ne parla neppure, perché se poi alla fine questo accertamento è un accertamento ingiusto, ma almeno parlarne, qui il problema non è se è giusto o ingiusto, è che non se ne parla, c'è un credito erariale e nessuno ne parla. Grazie segretario. Grazie a voi.